Siamo nel cuore del KwaZulu Natal, la terra dei coraggiosi Zulu sudafricani. Il fitto della savana boscosa nasconde la meravigliosa fauna africana. Poco distante, un villaggio molto particolare. Stiamo per assistere a una lezione per diventare sangoma. Cos'è e chi è un sangoma? Agli antropologi non piace chiamarli sciamani, perché i sangoma, in Sudafrica, non sono solo mediatori degli spiriti, ma anche medici tradizionali e veggenti. In realtà i sangoma, uomini e donne, nelle comunità locali, hanno un importante ruolo sociale e politico. Conducono i riti e si dice prevedano il futuro. La sangoma che vediamo qui sapeva esattamente quante persone straniere sarebbero arrivate e nel villaggio i telefonini non funzionano. Lo stato di trance indotto dalla danza, dalle pozioni che preparano e dal canto permette loro di comunicare con gli antenati. Grazie a loro si risolvono sogni misteriosi e si ottengono consigli su come risolvere ogni genere di problema. Curare mali ancestrali, proteggere i guerrieri, ma anche rendersi utili per gli scopi più disparati, come ritrovare le mandrie perdute. La pratica della medicina tradizionale è molto legata ai colori, non molto diversa dalla nostra cromoterapia. Il nero è il colore della disintossicazione, il rosso è il colore della trasformazione. Per questo la maggior parte dei novizi indossano abiti di questo colore. Infine il bianco rinforza il paziente. L'84% della popolazione sudafricana crede alle loro capacità e si rivolge più volte all'anno al sangoma, in aggiunta o anche in sostituzione della medicina ufficiale. Cosa incredibile, in Sudafrica 200.000 persone all'anno seguono un corso per diventare sangoma. Se avete coraggio sufficiente, chiedete al sangoma di lanciare gli ossicini per voi. Come nei nostri fondi di tazzine del caffè, il sangoma potrebbe leggervi importanti accadimenti per il vostro prossimo futuro.